Supersite 10 ti consente di creare sul tuo sito un'area per permettere agli utenti di scaricare un file. Gli elementi a disposizione sul pannello sono due, Dropbox o PDF. In questo tutorial ti mostrerò come procedere in entrambi i casi. Clicca l'icona Aggiungi una sezione qui, presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita, in modo da scegliere la posizione che intendi assegnare all'elemento. Dall'elenco degli elementi a sinistra, clicca la voce File. Scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. L'elemento per il download del file è così inserito all'interno della pagina. A questo punto devi configurare l'elemento appena inserito. Per farlo, cliccaci sopra. Nella nuova schermata che si apre, puoi indicare il file che deve essere scaricabile dagli utenti. L'elemento Dropbox ti consente di caricare un file dall'URL www.dropbox.com. Questo implica che sia già presente un account su Dropbox per recuperare il file da caricare. Non è invece necessaria l'iscrizione da parte degli utenti che lo scaricheranno. L'elemento PDF consente invece di caricare un file PDF dal proprio PC. Puoi inoltre modificare le opzioni di visualizzazione del pulsante di download tipo il testo, la dimensione del testo, il formato e l'allineamento. Puoi scegliere se mostrare o meno il nome del file scaricabile dall'utente. Infine, clicca Salva per rendere effettive le modifiche. Nel caso tu voglia eliminare un PDF precedentemente inserito, clicca sull'elemento che ti permette di scaricare il PDF in questione. Nella nuova schermata che si apre, clicca sul pulsante Cambia il file. Seleziona la voce Recente. Clicca sull'icona del cestino presente in corrispondenza del file che vuoi eliminare. Infine clicca Salva per rendere effettive le modifiche. A questo punto devi ritornare nella pagina precedente e rimuovere l'elemento File che hai utilizzato nella pagina. Seleziona l'elemento e clicca sull'icona del cestino. Seguendo le operazioni appena indicate, il file verrà rimosso dall'editor Supersite, ma online sarà ancora visibile nel caso in cui se ne conosca l'URL specifico assegnato dall'editor a seguito del primo caricamento. Questo contenuto può infatti restare indicizzato sui motori di ricerca per tempo ed essere visibile cliccando sui risultati del motore di ricerca. Per poter rimuovere definitivamente il file, devi aprire una richiesta di assistenza dal sito assistenzaclienti.aruba.it.